Gli esami del sangue ai nostri animali domestici. Perché dobbiamo farli? Quali sono i più importanti e che cosa cambia rispetto agli esseri umani? Eh sì, perché il ricorso agli esami di laboratorio, quelli che più comunemente chiamiamo esami del sangue, esami delle urine, è diventato una prassi ormai consolidata in medicina umana. Chi di noi non si è mai sottoposto ad un prelievo del sangue per controllare alcuni valori come la glicemia o il colesterolo? Nell'uomo, infatti, una buona parte delle patologie conosciute richiede degli esami di laboratorio, siano essi più o meno complessi, per poter essere diagnosticate con certezza. Anche il monitoraggio delle terapie e l'andamento nel tempo della patologia stessa, il cosiddetto follow-up, viene spesso eseguito ricorrendo a continui controlli di laboratorio. I laboratori di patologia clinica umani dispongono infatti di innumerevoli e incredibili metodiche diagnostiche, senza le quali i progressi della medicina sarebbero letteralmente impossibili. E rispetto ai nostri amici animali, ai nostri animali da compagnia, qual è la situazione attuale legata ai loro esami del sangue? Beh, noi di MyLove crediamo di avere qualcosa da dire a questo riguardo, essendo il nostro lavoro fare analisi di laboratorio per gli animali ormai da qualche decina d'anni. Ma prima di cominciare, una doverosa premessa. La medicina veterinaria ha sempre avuto rispetto a quella umana un enorme divario di conoscenze, mezzi diagnostici e terapeutici. Ma se guardiamo da lontano l'evoluzione della conoscenza nella medicina veterinaria, ci accorgiamo che questo enorme divario si va sempre più restringendo. Questo grazie ai progressi tecnologici che permettono di applicare oggi nelle strutture veterinarie più all'avanguardia le stesse strumentazioni e metodologie che per decenni, se non di più, sono state ad esclusivo uso della medicina umana. Anche nel nostro settore, l'ambito laboratoristico, abbiamo assistito negli ultimi 20-30 anni ad una vera e propria esplosione dell'utilizzo degli esami di laboratorio, in particolare negli animali di affezione. Cosa non sorprendente, perché i nostri animali domestici sono ormai entrati a far parte delle nostre famiglie e sono considerati a tutti gli effetti dei membri aggiuntivi del nucleo familiare. E come tali godono dei privilegi sanitari che un tempo erano destinati solo agli esseri umani. Per questa ragione ogni anno assistiamo a sempre più richieste di esami del sangue, delle urine, insomma esami di laboratorio necessari a valutare lo stato di salute dei propri compagni a quattro zampe. E a questo punto riusciamo a prevedere molto bene la domanda che vi sta frullando per la testa. Ma gli esami di laboratorio che si fanno sull'uomo sono gli stessi che si fanno sugli animali? Ebbene, la prima risposta che possiamo darvi, che va sicuramente approfondita e lo faremo fra poco, è assolutamente sì. Si usano tecnologie molto simili, spesso adattate ai campioni animali che hanno chiaramente delle caratteristiche fisiologiche differenti rispetto a quelle dell'uomo. Per farvi un esempio, i globuli rossi del gatto e del cane hanno dimensioni nettamente differenti rispetto a quelle dell'essere umano, per cui per poterli misurare gli stessi strumenti devono essere configurati sulla base di queste specifiche caratteristiche. Ma il tipo di esami che si possono fare sono a grandi linee più o meno gli stessi, sono i medesimi. E allora vi vogliamo proprio raccontare quali sono gli esami del sangue che si fanno di routine, ovvero nella quotidianità della vita con il vostro animale domestico. E cominciamo da quello che non riuscirete mai a pronunciare a meno che non siate dei veterinari molto esperti, l'emocromocitometrico, e per venirvi incontro vi diciamo che è meglio conosciuto come semplice emocromo e permette di valutare la composizione delle cellule del sangue e la concentrazione dell'emoglobina. Abbiamo poi la biochimica clinica, che permette di misurare la concentrazione di sostanze chimiche molto importanti per valutare lo stato di salute dell'uomo e degli animali stessi, ad esempio la glicemia, l'azotemia, il colesterolo, gli enzimi epatici, gli elettroliti, molti ormoni, vitamine e così via. Continuiamo con l'esame delle urine, che permette di fare, indovinate un po', le stesse cose che si fanno nell'essere umano, inclusi gli esami colturali microbiologici per ricercare le infezioni urinarie. E infine il dosaggio di farmaci ed ormoni durante le terapie, che sono necessari per monitorare i trattamenti terapeutici in corso, come ad esempio la fenobarbitalemia nei pazienti in cura per l'epilessia, o il monitoraggio degli ormoni tiroidei nei pazienti che assumono farmaci per il controllo dell'ipertiroidismo, tipico del gatto, o dell'ipotiroidismo, che è comune invece nel cane.
A questo elenco, sicuramente non esaustivo, di esami di laboratorio che possiamo fare ai nostri animali domestici si aggiungono quelli più specialistici di biologia molecolare, microbiologia, biopsie citologiche, distologiche e così via. Insomma, ormai quasi tutto quello che vediamo fare negli ospedali umani possiamo farlo anche nei laboratori veterinari più all'avanguardia. Possiamo affermare che tutti, o meglio quasi tutti, gli esami che vengono fatti sull'uomo potenzialmente possono essere eseguiti anche sugli animali. E dopo avervi raccontato quali sono invece le cose che possiamo fare con le analisi del sangue dei nostri amici animali, vogliamo dirvi anche quelle che non possiamo fare, o per meglio dire, quali sono i limiti di tutto questo? Beh, ce ne sono diversi e non vanno sottovalutati. Perché il fatto di poter disporre delle stesse tecnologie disponibili per l'essere umano non è sufficiente per poterci permettere tutte le potenzialità che oggi sono attuali nella medicina umana. Prima di tutto perché il bagaglio di conoscenze nell'ambito della medicina veterinaria non può essere paragonato a quello della medicina umana. Quest'ultima infatti ha una solida base costruita su secoli di ricerche in ogni parte del mondo e su miliardi di pazienti. La medicina veterinaria moderna è molto più giovane ed è solo dagli anni 70-80 che ha iniziato ad approcciarsi alla stessa metodologia che è alla base di quella umana. Insomma, anche se in parte lo stiamo recuperando, siamo partiti con un bel po' di svantaggio. In secondo luogo, le conoscenze tecnologiche utilizzate sull'uomo, prima di essere utilizzate sugli animali, devono essere sempre adattate e riverificate. Non è infatti detto che un cosiddetto marker di laboratorio utilizzabile nell'essere umano sia valido allo stesso modo nel cane e nel gatto. E queste verifiche, come giusto che sia, possono richiedere anni e sforzi non indifferenti per poter testare i vari esami disponibili e verificare che siano utili anche per gli animali. E infine dobbiamo considerare un aspetto che viene spesso trascurato dall'opinione pubblica generale, ma senza il quale non sarebbe possibile nessun progresso tecnologico o scientifico. Stiamo parlando dell'aspetto economico. Senza investimenti di denaro, tutto quello che vi abbiamo raccontato non sarebbe in alcun modo possibile. E molte volte noi italiani tendiamo a dimenticare quanto onerose e dispendiose siano le spese sanitarie che sono sostenute dal sistema sanitario nazionale. Ci accorgiamo di quanto possono costare le procedure sanitarie quando dobbiamo pagarle di tasca nostra, quando decidiamo o siamo obbligati ad eseguirle privatamente. Bene, in medicina veterinaria il sistema sanitario nazionale non può naturalmente venirci incontro e le spese sanitarie per gli animali domestici sono tutte a carico dei proprietari. E questo rappresenta un comprensibile limite per l'utilizzo sempre più esteso delle analisi di laboratorio e più in generale delle procedure medico-veterinarie. Ma è giusto segnalarvi che anche questa volta i cambiamenti, in questo caso culturali, sono stati molto rapidi. Se fino a 30 anni fa era quasi impensabile l'idea di spendere 100.000 lire per fare gli esami al cane o al gatto, beh, oggi questa è una prassi sempre più accettata e consolidata. Anche in questo senso i nostri animali sono diventati letteralmente un pezzo delle nostre famiglie. Probabilmente non negheremmo le procedure sanitarie ad un nostro figlio, genitore o fratello, anche se dispendiose, se possiamo permettercelo. E la stessa cosa sta accadendo per i nostri compagni a quattro zampe. Sempre di più in futuro vedremo richieste di esami di laboratorio indirizzate ai nostri e vostri amici animali e ne siamo ben contenti perché crediamo che ogni volta che si può far bene a un animale, quell'occasione vada decisamente colta. E per concludere, se vi state chiedendo quali esami del sangue specifici dovete fare al vostro animale domestico, beh, la domanda ci sorprende un po', perché ormai dovreste aver capito che la risposta è sempre quella. Rivolgetevi al vostro veterinario di fiducia, il quale saprà sicuramente indirizzarvi e darvi dei buoni consigli in merito. Dal canto nostro speriamo che questa carrellata informativa sul mondo delle analisi di laboratorio per gli animali domestici vi sia stata utile e vi permetta ancora un po', per un passettino in più, di curare bene i vostri amici a quattro zampe. A presto!